Intanto è necessario esercitare, quando uno arriva alla commedia, la propria fantasia, perché il contesto di questo edificio monumentale si è talmente modificato nel corso dei secoli, è molto difficile immaginare com'era questo contesto quando l'edificio venne realizzato. Fondamentalmente era un edificio che si trovava al di fuori delle mura del Barbarossa di Genova, quando erano state costruite del Barbarossa, quelle cioè di cui restano Porta Soprana e Porta di Lacca. Ecco, questo avveniva nel 1155, ancora la commenda non era stata costruita, quindi venne costruita al di fuori della cinta murale del XII secolo, alla fine del XII secolo, quindi più o meno 40-50 anni dopo la costruzione delle mura del Barbarossa, e la costruzione delle mura del Barbarossa abbiamo immediatamente determinato, come sempre succede nel momento in cui si cinge con un muro di protezione, un nucleo urbano, nelle vie di accesso oppure nelle vie di uscita dalla città, in questo caso verso il ponente ligustico, quella che oggi è la via 3, c'erano invece dei prati, per cui via 3 viene da prati. Quindi immaginate com'era diverso il contesto ambientale, ma lungo la strada che seguiva il tracciato dell'attuale via 3 cominciarono a nascere dei nuclei suburbani, ecco, come sempre avveniva, perché ovviamente subito all'uscita della città venivano costruiti quegli edifici che erano quegli edifici di accoglienza, per esempio le locande, per esempio il luogo dove poter lasciare i cavalli oppure poterli rifocillare, e questo era abbastanza automatico. Però tra la porta dei Vacca e la commenda il percorso era abbastanza lungo, perché via 3 era una strada molto lunga. Quindi immaginate che nel momento in cui venne realizzato c'erano dei prati. E come si configuravano questi prati? Qui ci viene proprio in aiuto la toponomastica, altro argomento sul quale io molto insisto, perché voi con i vostri ragazzi siate sempre molto attenti a quelli che sono i nomi toponimi dei luoghi dove li portate, perché dal toponimo, dal nome del luogo dove voi siete con i ragazzi possono immaginare, capire che cosa in origine o erano le attività che si svolgevano in quel luogo, oppure era l'ambiente naturale intorno a quel luogo. Ora, la piazza che è proprio retrostata, la commedia di Bie, si chiama Acqua Verde, e si chiama Acqua Verde perché c'era l'acqua e il verde. Quindi già questo toponimo vi dice come un altro luogo di Genova che ha una etimologia simile, l'acqua sola, è lo stesso tipo di etimologia. Su quello io vi informo, forse lo sapete, ma potrebbe essere un dato perché è tutta utile con i vostri ragazzi, i nomi delle strade, dei luoghi sono tutelati per legge, cioè uno non può cambiare. Perché la legge te lo vieta, ed esiste una commissione comunale per la toponomastica cittadina, per cui anche i nuovi nomi che vengono dati a nuove strade vengono vagliati da questa commissione. Per esempio, scusate se divago, se fate una gita scolastica divertitevi a far vedere, a leggere i bambini i nomi delle gallerie dell'autostrada, dell'autostrada Genova, Ventimiglia, Genova e dei viadotti. Questi nomi delle gallerie e dei viadotti non sono nomi messi a casaccio, ma sono nomi che rispecchiano l'uomo. Quindi sono punti storici di riferimento.
anche molto facili da intendere. Tant'è vero poi che proprio intorno alla Comenda esistono altri nomi di strade che dimostrano da soli che non appartengono, non derivano dalla situazione originaria del luogo, come via Pre e piazza Acquaverde, ma da avvenimenti storici ben collocati nel tempo. Per esempio, perché la stazione si chiama stazione? E difatti la strada che da piazza Acquaverde porta via Andrea Doria. La strada che oggi, che poi è costruita sul mare, che è quella poi moderna di collegamento tra la stazione Marini e piazza Caricamento, si chiama via Gramsci. E lo stesso nome ti dice il momento in cui questa strada. Quindi i toponimi ti possono venire in aiuto, meraviglioso, anche se non sapete voi certe cose, dal toponimo potete avere una risposta che sicuramente è una risposta esatta, non è inventata. Allora, prati, acqua e verde. L'edificio che nacque appunto come ospizio nel senso classico, non come ospizio, come hospitalis, luogo di ospitalità per i pellegrini diretti in Terra Santa, oppure diretti in quello che era il grande pellegrinaggio medievale di Valenza e Orana, che era San Giacomo di Compostela. Per cui praticamente il comune di Genova si trovava in un modo molto importante, perché ci si poteva imbarcare per andare in Terra Santa, si continuava attraverso la via Aurelia, che poi si congiungeva a Cigena per andare verso. Quindi questo ospizium aveva proprio lo scopo di ospitare e quindi rifocillarli ed anche curarli qualora. Questo fine l'ho avuto per un certo periodo, più o meno per un secolo e mezzo, due secoli. Dopodiché è stato utilizzato ad altre funzioni, per esempio di ricovero per i poveri. E è stato anche adibito ad usi religiosi. Per esempio all'interno della Commenda sono stati realizzati alcuni oratori, per esempio quello di Santa Brigida, spostato dalla zona di Santa Brigida, la via Valli, lì. Quindi è diventato anche un centro di devozione. Fino al decadimento, ovviamente ogni volta che veniva utilizzato ad altri usi, subiva delle trasformazioni, subiva degli adattamenti, subiva dei rifacimenti, delle sezioni, che hanno determinato una fisionomia architettonica, che è quella che adesso voi avete davanti, che ha modificato l'aspetto con il passare dei secoli. Tanto è vero che quando poi nel corso dell'Ottocento, precisamente nel momento in cui proprio all'inizio dell'Ottocento con le soppressioni è stata soppressa l'uso sacro ed è passato poi di proprietà pubblica, la Commenda di Pre è di proprietà del Comune di Genova, quindi è il demanio comunale, è andato in decadenza come avvenuto per quasi tutti gli edifici che sono stati declassati da uso religioso a uso pubblico. Per cui era diventato luogo di abitazioni. Sapete che ancora adesso arrivano alla Commenda vecchi signori che dicono che loro si ricordano che ci abitavano dentro. E tanto è vero che quando subito dopo la guerra, siamo intorno al 1949-50,
è stato iniziato da parte dello Stato il restauro di questo edificio, che bisogna dire è stato attivato da un sovrintendente e un monumento mitico per Genova, che era Carlo Ceschi, il quale era anche un grande studioso di architettura romanica, a lui si deve il grande libro sull'architettura romanica a Genova, e che è stato poi il sovrintendente che durante i bombardamenti usciva con i pompieri per salvare il salvare nel momento in cui i pompieri spegnevano i grandi incendi che hanno distrutto gran parte del patrimonio artistico genovese. Ecco, Ceschi, che era uno studioso di architettura romanica, si innamorò subito di questo monumento e avviò il restauro. Un restauro che è durato la bellezza di 50 anni. E perché è durato tanto? Sicuramente perché i fondi statali erano centellinati e quindi si lavorava a lotti e quindi non era possibile avviare un lavoro senza avere la certezza che i finanziamenti sarebbero continuati. Però posso anche dirvi un'altra cosa, che questa colpa che si fa spesso al Ministero dei Beni Culturali di non riuscire a spendere i soldi nell'esercizio finanziario in corso, per cui ci sono tanti avanzi, questi avanzi di bilancio sono quelli che sempre rimangono dello Stato italiano alla deriva. Ma perché succede questo? Ecco, perché cominciare a restaurare un edificio monumentale sarebbe come mettere un paziente sul tavolo operatorio senza avergli fatto delle analisi prima. Quindi nel momento in cui un paziente lo apre, posso avere delle sorprese. Ora è chiaro che al paziente vanno fatti prima, almeno che non sia un intervento di urgenza estrema, ma un monumento è molto difficile. Ecco, riuscire anche se uno studia la storia, per cui si hanno continuamente sorprese. Le sorprese che si hanno nel momento in cui uno comincia a buttare giù le strutture moderne, a scavare, sono tali che è necessario sempre fare delle verifiche e dei cambiamenti in corso d'opera, e questo ha determinato dei grossi problemi anche per la commedia. Per fortuna questo fatto dei finanziamenti arrivavano a singhiozzo ha dato il tempo, ci si è trovato di fronte a un monumento che aveva delle superfetazioni, dei rifacimenti, delle aggiunte non originali, ma venute nel corso del tempo. Per cui si tengono, si demoliscono, si riporta, come dicono i giornalisti, all'antico splendore, oppure la istanza storica, cioè il cambiamento nel tempo della storia, va tutelato. Nel momento in cui va tutelato, cosa tutelo? Tutto? In parte? Ma siccome queste sono cose difficili da decidere, anche perché richiedono ovviamente nuovi rilievi, nuove indagini, questa lunghezza di tempo della commenda ha determinato delle scelte secondo me molto buone, molto positive, che hanno poi permesso di poter leggere la struttura della commenda come è andata modificandosi nel corso del tempo. Poi c'è stato il finale, questo va detto perché voi vi troverete con i vostri allievi dentro uno spazio oggi utilizzato a succursale del Museo del Mare. Forse voi non lo ricordate, ma dal momento in cui cominciarono ad essere fruibili questo spazio, anche ai fini di mostre, anche se non completamente restaurato, mancavano ancora da fare tutte le parti retrostanti, che tra l'altro erano state anche complicate dal fatto che un albergo che si trova in via Andrea Doria e un altro albergo che si trova in piazza del Principe, L'Aquila, a un certo punto si erano impossessati di spazi retrostanti alla commenda, quindi è stato necessario fare tutti gli espropri, e vi assicuro che le pratiche di esproprio fatte dal Comune di Genova sono state lente, perché ci volevano i fondi ovviamente per risarcire, quindi non è stato facile. Ma a un certo punto il restauro davanti era finito, tant'è vero che potevo fare dentro la commenda delle mostre, che sono state mostre epocali,
per esempio nel 86 la mostra Giovanni Pisano a Genova, è stata una mostra straordinaria dentro quegli spazi, oppure ricordo la mostra, questa era stata fatta nell'82, le facciate dipinte, abbiamo fatto la mostra dell'Ansaldo dentro la Commenda, quindi delle mostre epocali importanti. In cui la Commenda era, e a questo punto si è cominciato a discutere in città cosa fare di questi spazi. Quindi ci sono state tutta una serie di proposte, per esempio Poleggi diceva facciamoci il museo della città, oppure facciamoci il museo dell'assistenza con l'Ordine di Malta, che in un certo senso si sentiva moralmente proprietario dell'edificio perché era proprio l'Ordine di Malta che era quello che aveva svolto nelle origini questo compito di ospitare i pellegrini. Dopo, discussione non finire, chiusura della Commenda, nuovo degrado della Commenda perché dato il luogo dove si trova c'entravano dei clandestini, quindi facevano guai a non finire, si è arrivati a questa soluzione di fare, di darlo al Museo del Mare della Navigazione. Ma questo che cosa ha determinato? Ha determinato un ulteriore uso di questi spazi, non a fini che siano compatibili con i caratteri storici artistici, per cui certo non hanno più tirato fuori dei muri, su dei muri per creare degli spazi, ma hanno messo quelle tende, le tende sono interrogative, l'ingresso con questo scivolo che toglie l'immediato rapporto con questo grande spazio che era il luogo dove i pellegrini venivano, si riposavano e venivano ospitati. Cioè ci sono purtroppo delle scelte. C'è per esempio una stanza che io trovo orribile, è quello dove sul retro era l'oratorio di Santa Brigida, dove hanno una finta polena, una finta polena con il mare, con queste finzioni che io ho visto fare nei musei americani e sono straordinarie. Straordinarie sono per esempio nel Museo della Montagna, nel Forte di Baden. Ma queste cose voglio ma non posso, quindi fatte artigianalmente sono poi terribili. Ecco, quindi voi vi troverete a dire che cosa c'entra la Commenda con queste cose. Ecco, ci sono dei filmati, ci sono per esempio dei filmati come quelli della Loggia Superiore che per far andare i filmati, quindi fare il buio, hanno chiuso tutti i loggiaggi che tengono il rapporto tra la Commenda e il mare, rapporto che era strettissimo e diretto, già si è perso per via dell'apertura di via Gramsci, della sopraelevata, di tutto quello che c'è. Ecco, queste sono cose che vanno contro la storia dell'edificio. Quindi potreste trovare qualche bambino, magari più attento, più curioso, che ti chiede ma perché? Ecco, dobbiamo dire perché. Perché forse è meglio così che abbandonato. Ma questo fa parte della politica di una città che non sa decidere. E quando poi decide, decide in maniera non sempre condivisibile. Allora, tutto questo per fare una piccola storia della Commenda e quindi del contesto dove si trovava. Quando voi arrivate, qui avete una idea. E cominciate già a vedere, due stili diversi. La parte destra che corrisponde alla chiesa, cioè per meglio dire alle chiese, chiesa inferiore e chiesa superiore, è, vedete, una struttura romanico-gotica, diciamo così, vedete, quindi una struttura che, come ho detto, risale alla fine del XII secolo. Tenete presente che a Genova il primo arco gotico, vedete che sono arcate a sesto acuto, quindi gotico, il primo arco gotico
proprio si trova nella porta soprale di Vacca, cioè le porte del Barbarossa sono i primi edifici genovesi nei quali compare l'arco acuto gotico. Un arco acuto che sapete tutto per una funzione strutturale, non per una funzione decorativa, perché nel punto in cui appunto le due la chiave, cioè la chiave di volta dell'arco, ecco, aveva una funzione dinamica di scarico di pesi. Quindi qui vedete, applicate appunto l'arco gotico, ma ancora in una struttura nella quale vedete c'è un predominio dei pieni sui vuoti. Qui c'è, vedete, c'è un predominio dei pieni sui vuoti, quindi c'è ancora le pietre viste, è un rapporto chiaroscurale fortemente plastico, molto forte, che indica appunto ancora un gusto legato a bassa, quindi ci torniamo a far vedere questa parte. Poi vedete anche ancora sopra una chiara sopraelevazione, cioè al di sopra di quelle finestre che caratterizzano il secondo piano sovrastante alloggiato nel piano terreno, sopra in alto, vedete una sopraelevazione, direi moderna, ottocentesca, tarda. Questa era la parte della chiesa, una chiesa che in origine non aveva l'ingresso come oggi è la salita San Giovanni, ma la zona dell'ingresso attuale della chiesa era invece l'abside della chiesa, poi lo vedremo nelle planimetrie, perché la facciata della chiesa era confinante con l'edificio della commenda, cioè il luogo dove l'ospitalis. Per quale ragione? Perché non era un edificio aperto all'uso della città, tra l'altro eravamo fuori dalla città, quindi non c'era abitato, quindi non era una chiesa che serviva a usi liturgici di cittadini, ma era una chiesa utilizzata ai fini dell'ospitalis. Ed è anche abbastanza logico, perché tutti erano pellegrini che facevano un pellegrinaggio. E quindi il discorso della preghiera era estremamente importante, ma era anche importante ai fini curativi, perché la cura più praticata a quei tempi era la comanda dell'anima di Dio. Quando stavi male speravi che la cosa riuscisse a guarire. Tanto è vero che, per esempio, ecco, l'ospedale di Santo Spirito, fatto costruire da Sisto IV, siamo alla fine del 400 a Roma, la vecchia area dell'ospedale di Santo Spirito, erano due grandi aree, cioè due grandi corsie, che erano accordate fra di loro da un corpo centrale dove era l'altare del Santissimo, e tutti i malati delle corsie potevano guardare il Santissimo, che era sempre esposto. Perché era ineluttabile che una delle cure era quella di sperare di morire, quindi rimettersi alla benevolenza di chi ci trascende. Ecco, quindi era molto importante il rapporto tra loro, tant'è vero che ancora oggi, quando andrete, per quanto molti siano passaggi che qualche tempo erano stati chiusi e sono stati recuperati dal restauro, chi stava in queste corsie poteva assistere alla messa, cioè c'era un rapporto. O del resto la stessa cosa avveniva anche qui all'Albergo di Como, forse qualcuno di voi se lo ricorda, prima dello scellerato utilizzo universitario nella corsia degli uomini, per cui hanno murato il rapporto che c'era tra le corsie degli uomini e delle donne e la tana, perché era necessario, appunto, anche stando nella corsia, poter assistere alle funzioni di legge. Ecco, allora, dato che l'ospitalis per pellegrini era in due piani di costruzione, il piano inferiore e il piano superiore trovavano corrispondenza nella chiesa a una chiesa inferiore e a una chiesa superiore.
erano anche così strutturate, tenendo conto che questo terreno su cui la commenda sorge è un terreno molto accidentato. Prima di tutto la commenda sorge su un rivo, il rivo di Sant'Ugo, che scorreva tra due colline. Tanto è vero che, stando alla commenda, Via Pre, la fine di Via Pre è in discesa, con salita a San Giovanni, e dall'altra parte la strada che porta a Via Andrea Doria è pure in salita. Quindi praticamente considerati due mammelloni di due colline al centro della quale passa il rivo. La commenda venne proprio lì costruita perché il passaggio dell'acqua sotto ancora c'è il rivo. Tant'è vero che le piante che si trovano negli edifici che li vedrete, e tra l'altro dove è stato fatto dal Barsano l'Hortus Conclusus, sotto passa l'acqua. E tra parentesi, siccome oggi quell'acqua è trasformata in foglia, le piante vivono veramente, c'è per esempio una bucambillea che è uno spettacolo, perché quella ha le radici dentro la foglia, potete immaginare, dorme in maniera straordinaria questa concimazione naturale delle... E normalmente sempre quelli che erano gli ospizi, cioè i luoghi di ritrovo di una grandissima quantità di persone, erano costruiti su un rivo per avere l'acqua. Il resto è un bel po' di poveri, stessa cosa. Il rivo si trova nella stessa situazione ambientale di questo. Quindi, però, dietro le spalle della commenda, la collina saliva verso il Paverde, tanto è vero che via San Giovanni è in salita. Per cui le due chiese sono state anche costruite tenendo conto di questa situazione naturale del terreno scosceso. Quindi una chiesa inferiore, vedete la ragione per cui a Genova ci siamo abituati, ecco, le case, pensate a queste di Castelletto, che hanno un ingresso a monte e un ingresso a valle. Per cui se tu entri da valle, gli appartamenti sono sotto. Infatti diciamo meno 2, meno 1 l'ascensore, va bene, quindi una cosa del genere. Vedete la stessa cosa, caratterizza anche, quindi questo lo conoscete tutto, la basilica del Santo Assisi, che cioè c'è una basilica inferiore e una basilica superiore, nate proprio sfruttando anche lì l'ambiente, lo scosceso del terreno. Allora, la basilica inferiore e la basilica superiore, vedete che la basilica inferiore ha un loggiato di accoglienza, in modo che chi arrivava non entrava immediatamente nella chiesa, ma aveva invece un luogo, un attimo di accoglienza. La chiesa superiore invece è più grande e ha la navata laterale, io devo dire oggi sinistra, ma in origine era la destra, che è raccordata a faccia verso l'esterno attraverso quelle finestre. Quindi quelle finestre che adesso con la freccia indica non sono finestre di una sala, sono le finestre che danno luce alla navata laterale della chiesa. Quindi questo è tutto. Ora, l'ingresso, la salita a San Giovanni è un ingresso che immette nella chiesa superiore, non nella chiesa inferiore. E difatti la chiesa inferiore è ancora collegata ovviamente a quella superiore, ma viene utilizzata normalmente dalla parrocchia, che la affitta anche per motivi sociali, diciamo, e adesso sembra che il Museo del Mare riesca anche a avere questa zona, che però è visibile dalla piano terreno della commenda, cioè dell'ospitalis, che è raccordato alla chiesa inferiore. Però se noi guardiamo questa parte, vedete che in realtà quei due loggiati e anche il terzo in alto
questi loggiati adatti, l'altro invece un loggiato architravato, sono di stile diverso rispetto all'altro. Prima di tutto non sono, i materiali pure sono diversi, non pietre e marmi bianchi e neri, ma intonaco. Per di più poi non arco acuto, ma arco a tutto sesto. Cioè questo è un loggiato quattrocentesco, cioè rinascimentale. Se voi pensate per esempio ai loggiati anche di certi cortili genovesi quattrocenteschi, ma anche se pensate a Santa Maria di Castello, ecco, trovate questa stessa stile architettonico. Questo perché? Perché a un certo punto degli ingrandimenti che la Convento ha avuto, tra le altre cose, a un certo punto è diventata anche sede di quegli eserciti che hanno soggiornato a Genova, spesso e volentieri, in tutte le vicende storiche che hanno caratterizzato la città. Ecco, e allora che cosa è stato fatto? In origine questo loggiato non c'era, e difatti quando andrete voi vedrete che il muro di fondo del loggiato altro non è, quello che si trova sul basso, è infatti in pietre nere ed è la stessa tessuto murario della chiesa. Quindi in origine praticamente c'era una specie di dente, la facciata era arretrata rispetto al filo della chiesa, del loggiato. Poi è stata allineata con questa loggia ed è stata creata all'interno del loggiato medievale una scala, la ricordo, che sale e che immette in questo loggiato. Va bene? E quindi allora già qui vedete che sono un loggiato quattrocentesco che si appoggia alle strutture medievali. Qui per esempio c'è stato un grande problema di restauro, perché ovviamente quando avevano fatto questo loggiato avevano intonacato tutta la struttura medievale di fondo per dare unità stilistica. Nel momento in cui è stata cominciata a spostare, sono state ritrovate le strutture medievali, cosa fare? Rintonacare, lasciarle in vista. La scelta è stata di lasciarle in vista, con il risultato che però è tipico di questa cultura del restauro legata agli scostamenti, che poi fa capo ad Andrade, che poi è continuato per tutto il Novecento, cioè scostare per tirar fuori le tracce di quello che c'è stato prima, però bisogna ricordarselo, con il risultato che si è persa l'unità architettonica, perché a un certo punto è una specie di palinsesto. Questa è stata la scelta, ed è una scelta dove che ha permesso di leggere questa struttura architettonica. Ecco, poi sopra il campanile, che è un campanile trecenteschi, che hanno ispirati a un'architettura poi francese del sud della Francia e che caratterizza molti dei campanili genovesi, pensate a Legno, pensate a Sant'Agostino, eccetera, eccetera. Ecco, allora, vediamo un momento attraverso le altre fotografie che voi vi rendiate conto. Intanto, questo è un particolare del quadro di Jean Matsys, si trova a Stoccolma, che rappresenta Flora con Genova sul fondo, Gesta di Flora. Genova era una città caratterizzata da molti giardini, tant'è vero che tutti i viaggiatori che fino all'Ottocento sono venuti a Genova, hanno fatto la cronaca dei loro viaggi, parlano sempre di questi giardini ricchi di fontane e ricchi di agrumi, agrumeti, limoni, aranci e perfino banani. Ecco, quindi il clima mite di Genova permetteva di rendere, questo è un altro di quegli aspetti che purtroppo si sono persi, non perché a Genova i giardini non ci siano,
ma perché i giardini sono nascosti e quindi quelli che sono rimasti non sono fruibili da tutti, ma soltanto da chi se ne può. E allora qui vedete bene più o meno lo spazio, no? E poi dopo questo, vedete queste torri, la porta di Barca, qui vedete che intanto cosa che avviene a fine 300, la cingola viene spostata fino a Porta San Tommaso, molto più avanti, la commenda entra a far parte dello spazio urbano e davanti alla commenda, vedete il campanile della commenda? Eccolo qua. Davanti alla commenda viene costruita la Darsena. Quindi questa è proprio una cosa che si vede, la Darsena esiste, e considerate che adesso dalla stanza qui, questa è il quartiere della commenda e questo è tutto lo spazio preso da Fiorangeli, che è stato preso buttando giù tutti gli edifici che venivano. Oh, però già qui vedete la commenda aveva perso il suo contatto con il mare, che invece quando venne realizzato era immediato. Oh, quindi voi immaginate che potete far vedere i vostri allievi che quando venne realizzata la commenda era in un rapporto col mare uguale a quello dell'abbazia di San Fruttuoso di Cavour, cioè la spiaggia e l'edificio. Oh, quindi tutto questo, per questo vi dicevo che bisogna esercitare tantissimo la fantasia della commenda, è talmente cambiato tutto che non c'è niente. Quindi questi erano gli edifici della Darsena, che ancora oggi, considerate che oggi qui sorge il Museo del Mare. Queste sono le mura ampliamento delle mura del Barbarossa che vennero fatte nel 1300, poi dopo sono state ulteriormente rinforzate nelle cinte di mura cinquecentesche e poi seicentesche. Quando Andrea Doria costruì la casa lì, la volle costruire extra media, cioè lui al di fuori delle fazioni che dilaniavano Genova, volle mantenersi fuori dalle parti, fuori della città. E quindi la costruiva subito al ricorso della città. Invece era una ricostruzione ideale fatta dai due collegi di come era nel 400 la situazione. E vedete che infatti nel 500 vedete benissimo il rivo di Sant'Ugo. Difatti andando sulla Principe c'è salita il rivo di Sant'Ugo, che è quello che passa sotto la commenda, vedete la chiesa la cui facciata vedete affaccia sulla commenda. La commenda ancora non ha avuto quella sopraelevazione che avrà in seguito. Vuoi la precisa? No, direi che sì. Ecco il vivo di Sant'Ugo. Vedete che qui dietro ci sono il verde, l'acqua, il verde, e qui sono davanti già era nato un oratorio che è andato poi distrutto, e già c'era, vedete, la cinta di mura che circondavano la città. Questa è una serie di case che delimitano la via Pre. Allora l'ingresso, tu dovevi entrare all'interno dell'ospizio, entrare in chiesa da questa praticamente inferiore, entrare nella chiesa inferiore e poi da quello superiore entrare. Ancora non c'era stata la sopraelevazione quattrocentesca, che è quella che ha creato il pezzo piano della commenda insieme ai loggiati che qui ancora non ci sono. Ma sì, questa, vi posso dire, questa è una pianta settecentesca che vi fa vedere una cosa singolare. Già quando la chiesa, cioè venne chiuso il rapporto tra chiesa e ospedale, venne chiuso e fu necessario creare un ingresso per la chiesa, perché nella chiesa non ci si poteva entrare più, allora aprirono la porta. Aprendo la porta si trovava nell'abside, quindi l'abside è diventato ingresso. Per cui è stata costruita un'abside di mattoni che ed è stata creata quindi è una chiesa che stranamente ha preso questa forma, che è una forma sembra ovoidale. In realtà questa era l'abside e
Difatti vedete che dallo spazio della comunità si poteva direttamente adattare al comune. Qui vedete benissimo questo spazio della commenda che ha una aula centrale, cioè la navata centrale, estremamente ampia, perché era quella che doveva essere vista dal re. E le due navatelle laterali molto strette, ecco, quelle finestre che vi ho detto che affacciano sono qui, qui non sono segnate, ma ci sono una serie di finestre che danno luce, mentre da quest'altra parte ci si affacciava al retro della comunità. Questo che voi vedete qui segnato e questi erano i giardini della comunità, cioè erano rimasti, quando già la città aveva invaso, erano rimasti dei loro luoghi, gli hortus conclusus, cioè erano quegli orti che servivano per coltivare quelle piante utilizzate soprattutto a fini medicinali. Del resto tenete presente che da questa parte dove era il cimitero della comunità morivano pure i pellegrini e qui erano sepolti, e come sempre avveniva nei monasteri, nel luogo cimiteriale che normalmente era dietro la chiesa, veniva poi coltivato a piante. Il discorso dei cipressi che sarebbe molto più lungo, ma il fatto che nel luogo dove si seppelliva, tra l'altro il terreno era molto fertile, ecco, nascevano, e qui c'erano degli agrumi, è legato anche al fatto simbolico che dalla morte nasce la vita. Quindi era molto importante che nel cimitero ci fosse gli alberi che erano indice di vita, non di morte. Questa è la chiesa del fedele. Questo è quella scala che vi ho detto, che è stata aperta, aprendo questo che vedete qui c'è una piccola porticina, ed è questo un muro di spina, cioè un muro strutturalmente molto importante, che poi oggi immette in quello che è il porticato 4 d'ingresso superiore. No, sì, sì, questo, no, questo è per l'inferno. Adesso tra l'altro come è stato fatto attualmente. E qui dietro, come vedete, questo era l'oratorio di Santa Brigida, e qui c'era nella parte superiore un altro oratorio, e qui è stato il punto dove adesso la Barsano ha fatto l'Hortus Conclusus in questa zona. Da questa parte voi vedete allora la chiesa inferiore e questo grande spazio che è appunto all'altezza del piano terreno, che immette in questo grande spazio aperto la pianta che vi dicevo che è meravigliosa, si fa proprio in questa zona, e questo è l'Hotel L'Aquila, e questo è ancora l'Hotel L'Aquila. Quindi vedete c'è in questo momento questa forte connessione ancora. Considerate che in questa zona c'erano tutti i riempimenti con edifici che è stato possibile distruggere. Questo è il Rio Santuvo, vedete? C'erano i servizi in 10, era la cucina un po'. Sì, era la cucina. E qui c'erano tutti i servizi. Vai un po'. Vedete che è stata demolita la abside, che invece in realtà c'è adesso, perché la chiesa continua a essere ufficiale da Roma con ingresso dalla Santa San Giovanni. Ecco, questa è una cosa estremamente interessante, perché dato che la commenda di San Giovanni III era gestita prima dell'esproprio legato alle leggi napoleoniche, era dall'Ordine di Malta, l'Ordine di Malta, che tra parentesi era di una ricchezza straordinaria del genere, possedeva una miriade di edifici, ha dei cabrei conservati in parte proprio a Malta, nell'archivio di Stato di Malta, e in parte anche conservati alla Biblioteca Universitaria di Genova. Dei cabrei, cosa sono i cabrei? Sono il catasto di un cabrei, cioè tutti sia i terreni sia gli edifici rilevati e i cabrei. Da
cui si evince che erano ricchissimi e proprietari a Genova di centinaia di appartamenti, dove andavano a riscuotere l'affitto. Quindi sono libri dove poi ci sono tutti i conti di quello che è il ricavato da questi affitti. E quindi vedete un pezzettino, vedete, questa è la commenda di San Giovanni e tutti questi segnati erano loro appartamenti, erano case torte, erano le case di Pebrei, e tra le altre cose sono interessanti perché di ogni edificio c'è anche un rilievino della facciata, per cui è possibile anche se alcuni riconoscere proprio vedere la presenza di un edicolo, è una cosa settecentesca questa. Da questo Cadreo, vai avanti, vedete? Peschiera, esisteva anche la peschiera. Ecco, non potresti un'estensione, lo vedete tutte le case di mia tre, non sono più interessante e straordinario. E poi non mi risulta che siano stati fatti, tranne che dai rossi bianchi, degli studi, quella che era poi l'edilizia popolare di allora, che non c'erano solo i palazzi dei signori che sono strastudiati, ma c'era anche lo studio che viveva la terra normale. Ecco, e vedete che dove adesso si trova la salita San Giovanni di Tre, era uno spazio privato della commenda. Vedete che c'era questo ingresso e con la scala per il dislivello che c'è in salita. Quindi l'abside era coperta e qui dietro c'era un grande giardino, cioè c'era già il cimitero, il giardino e la peschiera. Quindi vedete che dove adesso è salita San Giovanni, qui c'è il grande edificio ex Columbia, oggi l'Università. Cioè, questa è una grande caserma che si trovava dove oggi sorge la stazione Principe. Questa è la salita. Ecco, qui c'è il posteggio dei taxi. Qui c'è il monumento a Cristoforo Colombo. Se voi andate dietro, ancora c'è questa scala. Che sì, e questo è lo spiazzo che più o meno si trova dove adesso c'è la dell'Aquila, c'è una fermata, c'è Columbia qui. Ecco, andiamo verso l'altra. Ecco, questo è lì, vedete il campanile della commenda? Dov'è è Columbia? C'era all'inizio di Avaglio, questo era il campanile di San Carlo. C'era prima della costruzione del Columbia, c'era questo grande villa, una villa neoclassica, che è stata demolita per costruire il Columbia. E poi l'ho fatto vedere perché in fondo, oggi qui sbucca la salita San Giovanni, che vedete non c'era, e qui c'erano dei giardini, vedete tutto verde? La presentazione, e questo vedete è lo spazio, perché è qui, vedete la salita della commenda, e qui era tutta zona verde, questa era la caserma demolita per creare la stazione Principe. Penso che qui, ecco, questo è ancora un altro, ma vedete? E questa invece è vista proprio da salita delle Monachette. Se vedete giù, vedete la città, la commenda, e qui sopra, e questo avete proprio la dimostrazione appunto di questo terreno scosceso dentro il quale la commenda si trova a essere servita. L'interno della commenda è caratterizzato da la chiesa, sono i due piani della chiesa con tutte le caratteristiche proprie dell'architettura romana, che poi sono, ecco, la grande essenzialità delle forme, il predominio dei pieni sui vuoti, una grande forza plastica delle strutture, la mancanza di decorazioni. L'interno invece delle aule, dove voi poi farete lavorare i ragazzi, di questi due grandi spazi adibiti per l'ospitalità dei pellegrini, sono caratterizzati da praticamente la suddivisione in navate, cioè tre navate, e nelle navate laterali, quindi la navata centrale come passaggio e come punto di riferimento perché in asse con le chiese, mentre i muri perimetrali delle navate sono caratterizzati dalla presenza di piccoli mensoli dentro il muro, piccoli spazi, ecco, sì,
vedete tutti. Ecco, tutte queste puntate che voi vedete, altro non erano che dei comodini, un piano di appoggio, c'era il letto e c'era la possibilità, che erano camerate, di poter poggiare le cose. E poi c'erano i vari servizi, ecco, quindi le due navate sono le due strutture, spazio a due navate, e vedete che la parte centrale è più o meno in asse con le navate della chiesa. Invece il terzo piano, strutturato nel 400, è caratterizzato da una serie di spazi che un tempo erano una serie di camerette con copertura a travi, a cassettone, con travi decorati, un po' come si vedono per esempio nel chiostro dei canonici di San Lorenzo, con queste travi di legno decorate. In parte queste travi, questi soffitti non ci sono più e quindi rimangono soltanto i muri perimetrali, che sono tutti decorati con raffaellesche, grottesche. Io li porterei anche al terzo piano, perché in una delle stanze c'è un muro, diciamo pure quattrocentesco, che è tutto scritto dai cavalieri, i quali si sono lì alloggiati, e con un sistema che è tipico del sangue latino, si imbrattano i muri, il resto anche Pompei, tutta imbrattata. Ecco, e si lascia il proprio autografo. Lì ci sono gli autografi, i cimieri, gli stemmi di coloro che li hanno alloggiato e che hanno scritto sui muri con il carboncino, che poi con il tempo si è fissato sul muro con una specie di sorta di carbonatazione, per cui sono diventati indelebili. Ecco, mi pare che queste presenze voi dovreste farle notare ai ragazzi prima dei filmati, che sono filmati poi decisi adesso, ecco, perché quelle sono veramente le tracce del passaggio di chi lì dentro c'è vissuto, e che sono molto importanti perché dimostrano che lì dentro si è svolta una storia che ha lasciato le sue tracce. Ecco, e allora noi le tracce, il passaggio delle persone nei luoghi, li cancelliamo. Cancelliamolo, perché infatti nelle scuole ogni tanto si fa anche un po' di manutenzione, si dà il bianco e si cancellano queste tracce, che invece sono la dimostrazione del passaggio delle persone che, volere o volare, lasciano la loro impronta. Questo è un fatto storicamente importante, tant'è vero che voi sapete come negli scavi archeologici, nelle indagini storiche del territorio, queste piccole tracce sono importanti, perché sono dei tasselli per ricostruire da piccole cose la grande storia. E quindi qui è pieno di questo. Quindi forse anche lì poter mandare i bambini e dire, ecco. Ecco, per esempio, direi a un bambino di poter vedere, ecco, lo vedete, quindi i cavalieri che sono passati hanno lasciato queste tracce. Ecco, voi quale traccia? Non lo fate fare sul quaderno? Che erano qui sotto, trovano il murales, cioè, di 15 anni fa. No, no, poi, e sono le cose, del resto dobbiamo lasciare un po' di lavoro anche per il liberato, archeologi e ricercatori. Allora potreste dire ai ragazzi, voi che cosa lascereste? Perché tra 100 anni, ecco, uno dice, no, qui ci devono essere passati i ragazzi della Milano. Perché tutto sommato la tentazione di lasciare una traccia del proprio passaggio, credo, oggi noi, questo attraverso la documentazione fotografica forse, no? Mettiamo, lasciamo, ma per noi. Questo è abbastanza importante. Io direi che se non avete domande da fare, non andrei oltre, perché poi purtroppo non abbiamo l'altra cosa, questo già lo fate, quando
permettendo il museo, ma credo che permetta, lasciate le primi. Ma questo credo che già lo facciate. Cioè non irrigimentate i ragazzi in una fila, ma dite questo è lo spazio, appropriatevene da soli. Sempre nei limiti, ovviamente non facciano male, che non si facciano male, però è importante perché soprattutto per impossessarsi degli spazi architettonici è indispensabile muoversi. Questo anche se li portate dentro la chiesa, tenendo sempre presente che per esempio in uno spazio ecclesiale noi siamo sempre abituati a vedere questo spazio stando nelle navate guardando l'altare. Vi siete mai posti il problema che il sacerdote che vede la chiesa in maniera completamente diversa dalla nostra? Quante volte vi è venuto voglia di saltare sull'altare per vedere all'incontrario? Tenendo presente che se fate una cosa sconveniente sicuramente arriva quello che vi dice giù dall'altare. Siccome non andate né a con rispetto eccetera, ecco perché il discorso cambia. E quindi l'appropriarsi dello spazio vuol dire muoversi, perché non sono fatti gli spazi ecclesiali, ma tutti gli spazi, perché uno stia seduto su una sedia a guardare, ma sono fatti perché uno ci possa girare dentro, per appropriarsi bisogna girare. Ovviamente l'altra cosa che vi dico, soprattutto nella chiesa, fate spegnere le luci e abituate i ragazzi a utilizzare la luce naturale. Altra cosa che per esempio nella comunità è estremamente affascinante la luce naturale, laddove invece le proiezioni fanno sì che la luce venga polarizzata sull'immagine proiettata, annullando. Difatti io sono negativa nel vedere quello che è stato fatto dentro la comunità, perché per far vedere i filmati, le finzioni create per il Museo del Mare annullano quello che è invece uno spazio, questo è sbagliatissimo, anche perché allora queste cose si fanno in uno spazio neutro, si va in una zona, ne abbiamo tanti di magazzini, di posti neutri, no? Io posso fare quel che voglio, ma quando mi trovo in uno spazio monumentale, tra l'altro di questa solennità io direi perfino liturgica, che è quella della comunità, non posso intervenire con sovrastrutture che non hanno niente a che vedere con lo spazio reale, per di più mi impediscono di vedere questo spazio come lo è. Quindi questo è quello che penso che vedete voi, ma questo è un discorso che spesso volentieri ho fatto, ma si va a consacrare la utilizzazione di spazi affini, forse per cui non erano adatti, ma questo è un discorso di altro genere, molto, molto complicato, nel quale però poi vi trovate, se voi avete tra le altre cose, come avete un compito educativo riguardo ai giovani, guardate che l'educazione al gusto, l'educazione all'immagine, quindi la vera cultura visiva, voi vi trovate in continuazione a cozzare con una realtà che queste cose non considera. Quindi è molto difficile dare l'insegnamento giusto che viene smentito proprio dalla realtà dei fatti. Quindi questa è una grossa.